È ufficiale, ragazzi, l'Inter acquista il suo secondo portiere e dopo che l'anno scorso ha comprato Emil Audero, già partito e andato via dalla squadra nerazzurra, oggi arriva un altro portiere dall'altra squadra di Genova, perché se Emil Audero era stato acquistato e preso dalla Sampdoria, adesso è ufficiale, è arrivato la notizia di Sky Sport, ma anche quella di Fabrizio Romano del Rigo. Josef Martinez è il nuovo portiere dell'Inter, un nuovo giocatore dell'Inter. Le cifre sono, da quello che ho letto, 13 milioni e mezzo di euro più 2 di bonus, quindi 15 milioni e mezzo all'incirca la cifra totale, no? Che l'Inter andrà a sborsare nelle casse del Genoa. Inizialmente si era deciso di inserire una contropartite tipo ristagno, quella gente lì, però poi alla fine l'Inter ha preferito operare con il cash, quello diretto, senza mettere nessuna contropartita. Che dire, ragazzi, Josef Martinez è un bel portiere. È un bel portiere, mi piace tanto. L'ho seguito in particolare perché ce l'avevo in parecchi fantacalci quest'anno. Il Genoa, sapete, quest'anno è stata una squadra abbastanza equilibrata, che però comunque i suoi tiri spesso e volentieri a partita subiva. E Martinez tante volte ci ha messo anche una grande pezza. Cioè, Martinez certe volte ha fatto veramente dei grandi, grandi miracoli al Genoa, ha fatto dei salvataggi veramente molto, molto importanti. È un portiere che a me sinceramente piace. E a differenza di Audero, dove secondo me l'Inter lo ha preso giusto per farlo fare il secondo, no? Per, diciamo, riempire il buco che c'era lì come secondo portiere, Martinez sarà anche il portiere del futuro, perché sì, per carità, adesso c'è il Sommer che può farti ancora qualche anno, ma Martinez è un classe 96, cioè te lo metti lì come secondo portiere, no? Alle invece di Sommer che farà il primo, lui intanto si abitua, si mette comunque nel concetto Inter, nel concetto squadra, e poi sarà anche secondo me pronto per essere il futuro primo portiere dell'Inter. Magari molti interisti mi potranno dire: ma cosa stai dicendo? Perché il primo portiere non potrà mai essere Martinez all'Inter. Per me, ragazzi, può farlo. Martinez è un gran portiere. Per me è un gran portiere, ha fatto un grande acquisto l'Inter e per il futuro può essere il primo. Può essere tranquillamente il primo, anche perché è un classe 98. Cioè, Martinez ha 26 anni. Per un portiere 26 anni è poco e nulla, cioè il portiere non è come l'ho già detto anche per Di Gregorio, non è un ruolo dove tu sei fuori dalla porta e quindi a 30 inizi anche ad avere una certa decadenza. Il portiere fino a 34-35 anni ti può giocare tranquillamente ad altissimi livelli e quindi con Martinez tu c'hai comunque quei 8-9 anni da girare buoni ad alti livelli. Vedo che qua Transfer Market lo valuta 8 milioni di euro ed è stato aggiornato il 5 giugno 2024. L'Inter lo va a pagare un po' di più rispetto al valore di mercato, perché 8 milioni l'Inter lo va a pagare 15 e mezzo con i bonus, quindi lo va a pagare un po' di più del dovuto, ma a quanto pare voleva a tutti i costi assicurarsi il portiere comunque spagnolo del Genoa. Ha vinto una Coppa di Germania, Martinez in carriera sua, comunque è alto 1,91, quindi è un bel portiere abbastanza alto, no? A differenza di Sommer, che se vogliamo l'unica pecca che c'ha Sommer è proprio l'altezza, che non sembra, ma per un portiere l'altezza, ragazzi, è importante, aiuta non poco, e quindi ripeto, anche un portiere bello alto e per me ha fatto grandi parate al Genoa. Ha fatto grandi parate al Genoa e giustamente l'Inter si guarda un po' anche per il futuro perché ripeto, Sommer non è un giovincello. Hai perso Onana che era bello giovane, hai preso un portiere più esperto alla Sommer, ma tra qualche anno comunque devi già pensare a sostituirlo. E invece l'Inter ci ha già pensato, perché Martinez lo ha preso e se l'è portato a casa, ha fatto benissimo.
Secondo me può dar tanto all'Inter Martinez. Sì, forse pagato un po' troppo, perché se pensiamo che noi di Gregorio abbiamo pagato una ventina di milioni ed è stato premiato come miglior portiere di Serie A, loro pagano 15 a Martinez, però non facciamo i conti in tasca alle altre squadre. Io sono qua per commentare l'acquisto in sé ed è un gran portiere. Per me è un gran portiere, è anche abbastanza sicuro sulle uscite. Per me è un buon portiere Martinez, ragazzi. L'Inter ha fatto un buon acquisto. Tanto al momento deve fare il secondo. Poi per il futuro si vedrà. Però ecco, non avrebbe senso spendere 15 milioni per poi fargli fare sempre comunque il secondo. Per me questo qua è un piccolo passo per la successione che verrà più avanti per Martinez, primo portiere. Infatti per Emiliano Dero non si erano fatte quelle cifre, anche perché l'Italia è diversa, era un contesto diverso, però per Emiliano Dero si capiva già che era secondo portiere e la cosa andava a finire lì. Invece per Martinez direi proprio di no. Martinez sarà il futuro portiere dell'Inter, mio parere personale. Quest'anno le ha giocate praticamente tutte, al Genoa 36 partite, ha incassato 43 gol, che comunque diciamo che comunque non è tantissimo per essere il Genoa, brava anche la difesa del Genoa, bravo anche lui a negare, a subirne solo 43. Ha parato anche il 25% dei rigori, quindi quando diciamo gli capita para anche qualche bel rigoncino. E per il resto, ragazzi, niente. L'Inter si muove anche in porta. Zitta zitta, comunque ricordiamoci che loro hanno preso anche già parametro zero Taremi e Zielinski. Con Martinez hanno preso praticamente quasi un giocatore per reparto, gli mancherà un difensore sempre se avranno bisogno di prenderlo, poi l'Inter volendo è già pronta. È già pronta per il prossimo campionato perché è stata così devastante, così più forte delle altre quest'anno a dare anche 20 punti che non serve stravolgere una rosa. Vai a puntellare quei tasselli mancanti che ti mancano, no? Zielinski di qua, perché dopo ti van via i Sensi, ti van via l'olandese che non ha quasi mai giocato, ti van via i giocatori, vai a piarti Taremi perché comunque ti partirà Sanchez, eccetera, eccetera. Puntella, l'Inter puntella, tirato via Odero, prendi Martinez e l'Inter comunque rimane una squadra competitiva alla guida di Simone Inzaghi. E niente ragazzi, il video può finire qua, quindi ripeto, Josef Martinez è un nuovo portiere dell'Inter, 13 milioni e mezzo più due di bonus, contratto non so che tipo di contratto gli farà l'Inter, non ho letto le cifre, però penso che sia un quadriennale perché è giovane, quindi 3-4 anni sicuramente come durata di contratto lo avrà il portiere spagnolo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commenti sui commenti e fateci sapere un po' voi. Cosa ne pensate di Martinez all'Inter come secondo portiere? E fatemi sapere anche questi due commenti se anche per voi un domani Martinez può essere il portiere del futuro, oppure, come la penso io, appunto, oppure no, non lo potrà mai essere, sarà sempre il secondo, ma ripeto, non vai a spendere 15 milioni e mezzo per un portiere che farà sempre il secondo. E soprattutto, ragazzi, anche se vi fa piacere, l'iscrizione al canale che fondamentalmente non costa nulla e per me vuol dire tanto il vostro supporto. Basta che clicco su iscriviti e siete iscritti. Se fate un ringrazio di cuore, condividete anche il video con i vostri amici, persone anche loro e attivate le notifiche così non perdete se i video usciranno. Manca sempre poche 6.000 iscritti, quindi ci tengo, ragazzi, per favore, l'iscrizione. Qui da me che è tutto, bella!